Christmas, just like the ones I used to know. Well, the treetops glisten and the children listen to hear. Buonasera. Grave atto di vandalismo ai danni del consigliere del PD Renzo Catucci. Nella notte ignoti hanno inciso una svastica e la parola ebreo sulla carrozzeria della sua auto, che era parcheggiata da due giorni in via San Pietro. Resta una profonda amarezza per il gesto, ha dichiarato il segretario del PD Matteo Mesini, perché è rivolto a una persona che si impegna da anni per la propria comunità. Per questo, nei prossimi giorni, come Partito Democratico di Sassuolo, cercheremo di trovare il modo per aiutare Renzo nelle spese che dovrà sostenere dal carrozzaio. Continuano a ripetersi episodi di criminalità in città. Un giovane, fingendosi un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, ha suonato alla porta di una villetta nel quartiere Rometta, cercando di convincere l'anziana proprietaria a farlo entrare con la scusa di dover visionare dei documenti fiscali. In zona Quattro Ponti, invece, una signora che stava spazzando davanti a casa è stata affiancata da un uomo in bicicletta che ha tentato di strapparle la collana. Il delinquente è poi fuggito a mani vuote, ma molti cittadini si dicono impauriti e preoccupati. Centinaia di persone hanno affollato nel pomeriggio di Natale la hall dell'ospedale di Sassuolo per il tradizionale concerto Natale in ospedale. Ecco le interviste agli organizzatori dell'evento, giunto all'ottava edizione. Non si tratta di monotonia, ma siamo all'ottavo anno di Natale in ospedale. Una monotonia benefica che fa bene al cuore, ma soprattutto vi rende felici per un pomeriggio che regalate alla gente. Diciamo che non è monotonia, ma è tradizione ormai, perché se non dovessimo mai più fare questo concerto, credo che qualcuno si preoccuperebbe, ci verrebbe a suonare, a citofonare, a dire «Oh, se fai ancora in ca, è ora di andare a cantare». Esatto, magari viene a vedere se ci ha ricoverato, però sì, diciamo che ormai è imprescindibile questo evento per noi, quindi cioè, noi ci saremo sempre e comunque, anche se qualcun altro non vorrà più cantare con noi, quindi per quello contate su di noi. E quello che è importante è l'abbinamento, come sempre. Certo, bisogna mescolare un po' gli ingredienti giusti, vino tra una canzone e l'altra, per arrivare al risultato che è quello di riempire un pomeriggio che fondamentalmente sarebbe triste qua dentro, senza noi e il pubblico, perché è più importante il pubblico di noi, senza di loro noi non faremmo nulla. Ancora una volta l'abbinamento con la beneficenza e con Africa nel cuore, che è presente e alla quale voi date il supporto giusto perché possa raccogliere dei fondi. Dio, noi gli diamo una piccola mano, loro fanno tantissimi progetti, hanno bisogno di molti fondi, quindi c'è bisogno di fare questo tipo di cose qua. Sono amici, sono delle persone serie, quindi noi abbiamo cercato di coinvolgerli e li coinvolgiamo in tante altre cose. Ci fa molto piacere perché quest'anno metà dell'incasso andrà alle famiglie terremotate italiane, quindi è una cosa molto buona. Si può, insomma, fare qualcosa per tutti di quelli che hanno bisogno, no? Insomma, non ci si può occupare di tutti ovviamente, però insomma, dare un esempio è questo che noi ci prefiggiamo, non certo fare il buon samaritano del momento, era semplicemente dare un input a tutti quanti e far vedere che si può fare con momenti di divertimento, si può anche raccogliere qualcosa e darlo a chi ha bisogno. Un abbinamento importante, i grandi artisti, perché di grandi artisti alla fine si tratta, sassolesi che cantano e che fanno questo spettacolo avendo voi come diciamo partner per la beneficenza. E infatti siamo fortunati ad avere questi grandi artisti che ci sostengono nel nostro progetto, che naturalmente come tutti gli anni in questo periodo, per quello che riguarda la parte Africa, è destinata al fondo studenti, quel fondo studenti che ci permette di far completare il ciclo di studi ai ragazzi e alle ragazze che sono in secondaria, università e politecnico. E poi vi anticipo che è stata la soddisfazione dell'ultimo viaggio che abbiamo avuto a settembre. Praticamente alcuni ragazzi che terminato gli studi e inseriti nel mondo del lavoro a casa loro, che piace tanto alla gente in questo periodo qui da noi, a loro volta sostengono un ragazzino per andare a scuola.
perché loro hanno detto in questa associazione che si chiama Alumni, noi siamo arrivati fin qua perché abbiamo ricevuto, è giusto che quello che abbiamo ricevuto lo condividiamo con altri. Quest'anno il concerto, come già anticipato anche Alberto Bertoli, così avrà una parte dell'incasso, la metà dell'incasso devoluta anche al terremoto dell'Italia centrale. Anche perché noi, da come Africa nel cuore, dai progetti che, dalle iniziative che abbiamo iniziato il 1° di ottobre con la cena sociale dell'associazione, diciamo così, una parte degli incassi è stata messa da parte, accantonata per il Fondo Solidarietà Terremoto, per cui riusciremo quasi sicuramente a tener fede al progetto del Fondo Studenti e anche una parte del terremoto. Passiamo allo sport. Volto nuovo per il Sassuolo, che in queste prime fasi di mercato sembrerebbe aver trovato un accordo con il Pescara per il prestito di Alberto Aquilani. Il centrocampista, classe 84, potrebbe ricoprire il ruolo rimasto scoperto dopo il grave infortunio di Magnanelli. Grazie per essere stati con noi, anche per questa edizione è tutto, arrivederci a domani. Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear.